fare i conti con l'ambiente 2024, siamo alla 17ª edizione. Anche quest'anno la manifestazione è accompagnata da un ciclo di interviste sui temi acqua, rifiuti ed energia ed è accompagnata anche da un nuovo payoff, conoscere, agire e cambiare. E proprio di cambiamento parliamo oggi con Pietro Ruppi, direttore dell'Osservatorio Nazionale del Riutilizzo. Buongiorno, bentrovato e grazie per questa intervista. Buongiorno, grazie a voi. Allora, parliamo in anteprima dell'ultimo rapporto nazionale del riutilizzo che è stato da poco completato. Andiamo con la prima domanda. Benissimo. Allora, quali sono i numeri del riutilizzo che sappiamo essere finalmente diventati oggetto di rapporti ufficiali del Ministero dell'Ambiente in Italia e in Europa? Sì, diciamo che è una novità questa perché finora non c'era stato un dimensionamento reale e ufficiale del fenomeno. C'erano solo state stime promosse dall'Osservatorio del Riutilizzo, di cui sono il direttore, e anche da Rete ONU, che è l'associazione di categoria degli operatori dell'usato. Quindi si parlava di circa 500.000 tonnellate all'anno nelle stime. Quello che ha fatto il Ministero è verificare questi dati in modo molto approfondito, devo dire, e prendere atto di quella che è la parte più formalizzata del riutilizzo, ossia il segmento dei negozi dell'usato conto terzi, che sono quasi 3.000 distribuiti su tutto il territorio nazionale. ISPRA, che è il braccio di ricerca del Ministero, ha stimato circa 231.000 tonnellate, specificando però nella nota metodologica mandata all'Europa che si tratta solo di un pezzo del settore, solo un pezzo dell'usato immesso sul mercato, e che esistono altri segmenti che potrebbero essere tracciati. Il segmento principale, che è quello più difficile da tracciare, è quello dell'ambulantato, perché non esistono le tabelle merceologiche nella legge italiana per distinguere un operatore ambulante del riutilizzo da un altro operatore non alimentare. E tra l'altro, per il TULPS, che è il testo unico pubblica sicurezza, chi fa questo lavoro di rigattiere non ha la necessità di tracciare pezzo per pezzo come altre filiere, perché i beni usati vengono acquisiti in blocco. Ovviamente questo è buono per l'operatività di chi fa questo lavoro, però complica la tracciabilità dal punto di vista ambientale. L'Unione Europea, cioè la Commissione in particolare, si è prefissa l'obiettivo di porre degli obiettivi quantitativi di riutilizzo a livello di Unione e di stabilire delle politiche, ma il primo passo ovviamente è il diagnostico. Quindi l'Europa ha chiesto a tutti i governi degli Stati membri di mandare questi rapporti, l'Italia ha mandato il rapporto dichiarando 231.000 tonnellate e anche gli altri paesi hanno fatto lo stesso. Quello che si nota a livello europeo è una discrepanza enorme tra le performance di riutilizzo dichiarate dai vari paesi. L'Italia con le 231.000 tonnellate sta dichiarando in sostanza un po' meno di 4 chili ad abitante di riutilizzo. La Francia ha dichiarato un solo chilo ad abitante, perché ha preso in considerazione solamente quelle operazioni di riutilizzo che sono legate ai sistemi di responsabilità estesa del produttore. La Germania ha dichiarato 30 kg ad abitante e abbiamo i paesi baltici, Estonia e Lettonia, hanno dichiarato attorno ai 70 kg ad abitante. Allora, è ovvio che queste discrepanze e incoerenze sono dovute soprattutto alla differenza di metodologie. Le metodologie e anche dei perimetri. Per esempio, la Germania, nei suoi 30 kg ad abitante, include gli inerti che vengono riutilizzati in edilizia. Questo cambia completamente il dato. L'Italia non lo ha incluso questo dato, altri paesi non lo hanno incluso. Nel caso dell'Estonia e Lettonia, che è veramente oltre un livello, diciamo, considerato credibile,
potrebbe essere che influisca la triangolazione al mercato russo. Il mercato russo storicamente assorbiva grandi quantità di beni riutilizzabili importati dall'Europa occidentale, ma poi a causa delle sanzioni dovute alla guerra questo mercato si è bloccato, almeno formalmente. È ovvio che continuano i flussi di contrabbando, quindi non è una cosa provata, però quando uno vede queste anomalie così importanti nelle dichiarazioni dei flussi, ecco, lì c'è qualcosa che dovrebbe andare approfondito. Bene. E sempre rimanendo sul discorso dell'utilizzo, quali sono le evoluzioni normative e di mercato che ci sono state, dato che il passaggio del riutilizzo un po' è uscito da una nicchia per diventare un tema, diciamo, mainstream? Sì, è un tema decisamente mainstream, è diventato prioritario nelle politiche europee, di conseguenza in quelle nazionali. Chi lavora nel settore ambiente, nel settore dei rifiuti, sa che siamo in un'epoca di riforme direi quasi frenetiche, cioè sta cambiando tutto, quindi la transizione all'economia circolare. Nell'economia circolare sono fondamentali il disegno di prodotto, progettazione ecocompatibile del prodotto definita ecodesign, così come sono importanti le filiere del recupero. Considerando che già dal 2008 è stata chiarita la gerarchia dei rifiuti che pone il riutilizzo e la preparazione per il riutilizzo in cima, ci ritroviamo in tutte queste politiche di riforma dell'Unione Europea menzionato come obiettivo prioritario il riutilizzo, quindi sta diventando una cosa importante, anche se poi non è chiaro come si applicherà questo riutilizzo, per questo poi l'Europa ha voluto i diagnostici, quindi si sa che è la priorità, però non si conosce bene il fenomeno. A impattare direttamente sul settore del riutilizzo saranno vari interventi normativi, ad esempio il nuovo regolamento ecodesign che è in procinto di essere adottato vincolerà i produttori a disegnare i prodotti in modo che siano durevoli, possono essere riutilizzati e anche riparati ancor prima che riciclati. C'è poi l'introduzione dei regimi di responsabilità estesa del produttore che riguardano anche beni durevoli come i tessili, che adesso sono al centro del dibattito, ma seguiranno anche i mobili, i materassi. Quindi comincia questo lavoro di studio e di preparazione della sinergia tra i sistemi di gestione ambientale e quello che è il settore dell'usato. Un settore che storicamente viaggia da solo, viaggia in autonomia, senza essere incentivato, sostenuto dallo Stato, a volte neanche è riconosciuto. Quindi adesso si aprono degli scenari in cui invece bisognerà prendere atto della realtà e capire come arrivare a degli obiettivi quantitativi importanti. Ho menzionato la responsabilità estesa del produttore, va menzionato sicuramente anche il nuovo regolamento su waste shipment, cioè sulle spedizioni dei rifiuti. Noi sappiamo, insomma, chi studia il settore dell'usato, che quando le quantità aumentano, l'unico modo per raggiungere obiettivi importanti è esportare ad altri paesi. Cioè è fisiologicamente impossibile per legge economica e di mercato che la disponibilità di usato in un paese trovi un assorbimento totale nella domanda locale e nazionale. Quindi noi vediamo nel settore dei rifiuti tessili e abiti usati, che è quello più strutturato in termini di politica ambientale, struttura di filiera, che il 90% della parte riutilizzabile degli abiti usati va in Europa orientale o Africa subsahariana, ma soprattutto Africa subsahariana. Il nuovo regolamento sullo waste shipment pone dei limiti e maggiori controlli alle esportazioni di rifiuti tessili al di fuori dei confini europei, dei confini OCSE, ma c'è la Francia che ha chiesto di applicare le limitazioni anche all'esportazione di abiti usati. Ovviamente se si smettono di esportare gli abiti usati all'Africa
sarà difficile, quasi impossibile riutilizzarli, ossia la quota di domanda europea è in realtà troppo bassa, cioè si rischia che poi il 90% debba andare a opzioni che sono meno prioritarie come il riciclo o addirittura incenerimento. E invece passando, diciamo, agli operatori del settore tessile, hanno delle vulnerabilità. Qual è il loro futuro? Gli operatori del settore tessile in questo momento si trovano in difficoltà perché il mercato è molto fluttuante, sono già anni che i prezzi scendono radicalmente, risalgono, scendono e risalgono. E questo li mette ovviamente sotto stress operativo ed economico, ed è molto difficile in questa fase lavorare nella regolarità. E c'è poi il problema delle stazioni appaltanti, che sono in genere le aziende municipalizzate dei comuni, che, diciamo, nei periodi in cui il mercato andava bene si sono resi conto che il rifiuto tessile è un rifiuto di valore, quindi tendono sempre di più a mettere all'asta il servizio di raccolta dei rifiuti tessili, assegnandolo al miglior offerente. Ovviamente quando il mercato va bene gli operatori riescono a pagare, ma quando i contratti durano anni e occorre pagare un tot al chilo, poi è più difficile pagare i contributi alle stazioni appaltanti mantenendo la regolarità. Al lato sono saliti tantissimo negli ultimi anni i costi di smaltimento, tra il 30 e il 50%, ed è diminuita la qualità del raccolto a causa del fast fashion. Quindi se prima un raccoglitore si trovava in mano un originale che poi gli impianti di trattamento pagavano a buon prezzo perché c'era tanto riutilizzabile, tanta frazione valorizzabile, ecco, adesso è un originale invece dove c'è meno riutilizzabile, è di minore qualità ed è invece più ampia la quota da smaltire. L'impianto di trattamento che lo deve pagare lo smaltimento non ci sta più dentro con i conti, e questo purtroppo ha fatto schizzare in alto il fenomeno delle esportazioni improprie ai paesi extraeuropei, quindi mandano molta spazzatura in Africa pur di non pagare lo smaltimento perché non ci stanno dentro. In più devono pagare le stazioni appaltanti, quindi sono in grossa crisi. E la soluzione potrebbe arrivare dalla responsabilità estesa del produttore, ossia gli organismi collettivi dei produttori che organizzino, coordinino, finanzino le filiere per fare in modo che i punti di equilibrio economici siano garantiti sempre e comunque e in un quadro di correttezza. Ecco, queste debolezze degli operatori dei rifiuti tessili italiani, così come europei, ha incrementato il problema, diciamo, della terra dei fuochi africana, inducendo poi l'Unione Europea a fare i giri di vite nel regolamento Waste Ship, mentre le altre cose che verranno. Quindi un problema sistemico, però l'importante è affrontare le questioni alla radice, il problema alla radice. Sempre connesso a questo argomento, parliamo dell'economia sociale che ruota intorno al riutilizzo. Anche in questo caso, quali sono gli sviluppi per il futuro? Questo è un discorso estremamente complesso. Abbiamo economia sociale in Italia che si dedica al riutilizzo, abbiamo alcune esperienze molto positive, cooperative sociali storiche che sono pioniere del riutilizzo, ci sono delle attività che funzionano da 40 anni integrando i soggetti svantaggiati, e poi c'è una forte presenza nei servizi di raccolta dei rifiuti tessili urbani. Circa il 70% del raccolto dei rifiuti tessili urbani viene compiuto da cooperative sociali. La criticità è legata però all'assegnazione dei servizi, cioè spesso le cooperative sociali sono così radicate nei territori che ottengono i servizi sempre e comunque. In quei casi in cui queste cooperative sociali poi si legano invece a delle filiere torbide, si creano poi dei problemi
cioè relativi al controllo, al libero mercato, alla legittimità degli appalti. Di questo ha parlato la Commissione Comafia, che ha fatto una relazione d'inchiesta specifica segnalando come buona parte degli indumenti usati che i cittadini donano pensando di fare del bene, beneficenza e solidarietà, in realtà vanno ad arricchire dei camorristi, perché poi questa è la realtà. Utilitalia ha prodotto nel 2021 delle linee guida che mirano anche a superare questo problema, quindi non basta l'etichetta di economia sociale a far sì che tu sia buono, no? Insomma, bisogna dimostrare poi che la filiera è corretta, bisogna preservare insomma, alcune regole di principio del libero mercato per far sì che l'economia sociale sia pienamente ricondotta a parametri di trasparenza e legalità e che possa esprimere poi nel concreto i suoi obiettivi sociali, i suoi risultati sociali, ma anche quelli controllati, perché poi c'è chi approfitta del discorso solidale magari per avere il servizio assegnato o per avere più donazioni da parte dei cittadini e poi magari non dà risultati realmente riscontrati, no? Quindi è importante lavorare sulla rendicontazione. C'è poi il fenomeno dei centri di riuso, che sono un centinaio, forse poco più, in tutta Italia, che normalmente sono destinati alle associazioni. E lì purtroppo non si è arrivati a un modello operativo economico consolidato, quindi sono strutture che normalmente lavorano in perdita. Lì l'istanza degli altri operatori dell'usato del territorio è: scusate, ma perché dovete favorire un soggetto particolare piuttosto che prendere atto di chi lavora realmente nel settore, magari riesce a farlo in modo efficiente, magari ha bisogno solo delle regole che lo aiutino a lavorare meglio o con trasparenza, perché poi spesso nel caso dell'usato in Italia ci sono delle zone grigie normative e le cui prime vittime sono proprio gli operatori del settore, che tra l'altro vengono ignorati sia dagli enti locali che da altri enti pubblici, no? Al momento di stabilire le loro politiche. Quindi è fortissima questa istanza adesso degli operatori del riutilizzo. E ci sono anche come dire, dibattiti molto interessanti, ad esempio dentro la Rete ONU, per l'associazione di categoria degli operatori dell'usato, per fare in modo che questa parte del sociale, dell'economia sociale in particolare, come dire, sia ricondotta a degli schemi armonizzati con il resto della filiera. Molto bene, grazie per questa intervista. C'è qualcosa che vuole aggiungere ancora, Pietro? Ma sì, forse un accenno all'esistenza della vulnerabilità nel settore del riutilizzo. Noi abbiamo probabilmente quasi 80.000 operatori, tra i 50.000 e gli 80.000 operatori vulnerabili del riutilizzo in Italia, che fanno il grosso del riutilizzo per quanto riguarda certe frazioni, e soprattutto le frazioni non voluminose. E questo è un settore che deve emergere, e c'è una forte istanza da parte di questo settore per emergere, quindi una parte del rapporto nazionale sull'utilizzo del 2024 è dedicato proprio a loro, alle loro idee e alle loro proposte. Molto bene, speriamo che vengano favoriti a livello legislativo e anche sociale. Grazie mille per questo intervento, buona serata e arrivederci. Grazie, arrivederci.